l'Europa andrà su Marte, ma non quest'anno. La missione ExoMars, la cui partenza era attesa a breve, slitta al 2022. Bisogna infatti ripetere alcuni test per verificare che tutte le componenti del modulo di discesa e del rover rispondano al meglio. Per andare sul pianeta rosso non ci possono essere errori. Finora ad atterrare su Marte c'è riuscita solo la NASA. L'arrivo sulla sua superficie non è una cosa semplice. ExoMars, missione dell'Agenzia Spaziale Europea in collaborazione con la russa Roscosmos, vede una grande partecipazione italiana a livello industriale e scientifico. Il primo segmento della missione risale al 2016, quando il lander Schiaparelli tentò l'atterraggio mancato per poco. Di tutti questi aspetti abbiamo parlato con Raffaele Mugnuolo dell'unità Esplorazione e Osservazione dell'Universo dell'Agenzia Spaziale Italiana, a partire dallo slittamento della partenza. Non è successo un evento particolare che ha fatto rinviare il lancio, è che per arrivare al lancio bisogna essere pronti un certo numero di mesi prima. Pronti vuol dire che tutte le componenti di cui è fatta la missione devono superare delle revisioni, viene analizzato tutto in dettaglio, se ci sono degli aspetti che non sono ancora consolidati vanno chiariti, vanno implementate delle modifiche o vanno corretti per rimuovere tutte le criticità, perché purtroppo l'arrivo sulla superficie di Marte non è una cosa semplice, lo dimostra l'elevato numero di fallimenti che ci sono stati in passato. Da soltanto la NASA finora è riuscita ad arrivare sulla superficie in modo corretto, quindi più che un evento, diciamo che ci serviva un po' di tempo in più, sarebbero bastati altri 2 o 3 mesi di tempo per completare tutto. Purtroppo la data di lancio non è variabile. La prossima possibilità di partenza per ExoMars non ci sarà prima di 780 giorni. La finestra di lancio si determina in base alla posizione reciproca di 2 pianeti, di Terra e Marte, perché considerando insomma che tutte e due si muovono a velocità diverse, Marte ci impiega quasi 26 mesi per fare un giro intorno al Sole, mentre la Terra ci impiega circa la metà. Quindi bisogna trovare il momento in cui tutte e due sono, si dice, in opposizione rispetto al Sole, quindi sono tutte e due dalla stessa parte rispetto al Sole, Marte più esterno, e c'è una periodicità in cui Terra e Marte sono alla distanza minima. Quello è il momento giusto per scegliere la finestra di lancio in modo che il viaggio possa durare il più breve tempo possibile. L'emergenza coronavirus non ha influito sul rinvio, determinato già a partire da alcune constatazioni dei mesi scorsi, ma è vero che se anche il cammino di ExoMars fosse proseguito secondo la tabella di marcia, uno stop sarebbe stato comunque altamente probabile. L'industria ce l'ha messa tutta, racconta Mugnuolo, mettendo in campo forza lavoro su 3 turni al giorno, 7 giorni su 7, ma non è bastato. Per andare su Marte non sono concesse approssimazioni, deve essere tutto perfetto. ExoMars, lo ricordiamo, porterà sul pianeta rosso un trapano italiano realizzato da Leonardo, che per primo perforerà la superficie marziana. L'Italia intanto è il paese che ha contribuito maggiormente finanziariamente, il che vuol dire che in base al ritorno geografico che c'è su questi programmi dell'ESA, l'Italia ha messo più soldi di altri paesi, e questo finanziamento è poi tornato in termini di lavoro alle industrie italiane, in particolare la Thales Alenia Space. L'attenzione mondiale è già stata puntata su ExoMars nel 2016, quando il lander Schiaparelli tentò l'atterraggio. L'operazione venne letta mediaticamente come un fallimento, ma in realtà è stata un'impresa importante che ha permesso di acquisire informazioni fondamentali in vista del 2022. Nel nostro ambiente è tutt'altro che un fallimento, è un successo, perché come primo tentativo europeo già essere riusciti ad entrare nell'atmosfera marziana con la giusta angolazione dopo un viaggio di 6 mesi e fare tutta la sequenza, aprire il paracadute eccetera, quindi già questo è un successo, considerato poi che Schiaparelli era un dimostratore, quindi per verificare la capacità di riuscire a scendere sulla superficie marziana, e quindi ci sta anche l'errore, che dagli errori poi si impara un sacco di cose. Anche per questo, questa nuova missione, facendo tesoro di quello che è successo precedentemente, si sta prendendo la via tale che tutte le incertezze devono essere rimosse al 100%.